Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Questa settimana l'Assemblea legislativa piemontese non si è riunita, ma si è intensificato il lavoro delle commissioni per esaminare l'assestamento di bilancio e il documento di economia e finanza regionale. La Commissione Ambiente ha approvato all'unanimità in sede legislativa la nuova legge in materia di pianificazione comunale, proposta dal Movimento 5 Stelle, che semplifica le procedure e uniforma i regolamenti di polizia rurale. In occasione della giornata di commemorazione dei defunti, il Presidente del Consiglio regionale ha partecipato a Torino, davanti al Monumento ai Martiri di Nassiriya, alla cerimonia in ricordo di tutti i militari morti in Italia e all'estero. È stato riattivato il conto corrente del Consiglio regionale aperto lo scorso agosto per Amatrice, per la raccolta fondi a favore delle popolazioni dell'Italia centrale colpite nuovamente dal terremoto, attraverso il quale è possibile compiere un gesto concreto di solidarietà. Anche la Regione Piemonte ha la marcia per l'amnistia, la giustizia e la libertà, intitolata quest'anno alla memoria di Marco Pannella e a Papa Francesco, con realtà impegnate sul territorio piemontese. Dal Piemonte è inoltre prevista la partecipazione di una delegazione al Giubileo dei detenuti. Bruno Mellano, garante regionale dei detenuti. Si tratta di un momento significativo per riportare all'attenzione anche dell'agenda politica la questione del carcere. Lo vediamo in questi giorni, un carcere che è difficile, che è complicato, ma che ha bisogno di speranza, speranza di riforma, speranza di un cambiamento, come peraltro ci chiedeva la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Don Domenico Ricca, cappellano del carcere minorile Ferrante a Porti. Cosa vorrà dire per i carcerati? Questo lo raccoglieremo nel momento a venire. Certamente credo che voglia dire in sintesi anche un messaggio alla politica, ecco, per dire che questi non sono sempre degli emarginati, che non si deve buttare via la chiave, come si dice in modo molto semplice, perché qualche volta, sai, al di là delle dichiarazioni degli intenti, le attenzioni reali sono ancora basse. Il Consiglio regionale ha celebrato con un convegno a Palazzo Lascaris Guido Gozzano a 100 anni dalla morte. Nell'incontro è stata ricordata la sua attività di poeta, scrittore di viaggio, autore di novelle, prose torinesi e fiabe, di saggi sulla fotografia e anche di cinema. Maria Rosa Masoero, direttrice Centro Guido Gozzano Cesare Pavese. Il convegno si propone due obiettivi. Da un lato vuole fare il punto degli studi dedicati a lui come poeta e come scrittore di prose, di fiabe, di prose torinesi, di soggetti cinematografici, di saggi, e soprattutto vuole restituirgli una dimensione internazionale. E poi vuole lanciare una serie di iniziative che andranno oltre il centenario. Gilberto Lonardi, Università di Verona. Ha avuto questa sua rapida storia Gozzano, nasce volendo essere un poeta della borghesia, della media borghesia, una grande città come Torino, ma entra nel pubblico, come aveva detto Montale ormai 60 anni fa, entra nel pubblico subito e diventa un classico, o anche se volete un piccolo classico nazionale. Si intitola Protagonisti in Piemonte la rivista del coordinamento piemontese delle università della terza età, presentata a Palazzo Lascaris con il magazine Notizie della Regione Piemonte. Illustrato anche il censimento delle attività di formazione degli adulti attraverso le università popolari e della terza età. Gianfranco Billotti, presidente del coordinamento piemontese delle università della terza età. La rivista Protagonisti in Piemonte è l'espressione dell'attività e dei personaggi che più rilevanti che rappresentano da oltre 35 anni la realtà della terza età in Piemonte. Non era mai stata fatta un'azione così di censimento, la rivista vuole dare voce e soprattutto mettere in primo piano i protagonisti, perché la terza età non è l'età della pensione soltanto, ma è il momento migliore per mettere in gioco le proprie esperienze, le proprie capacità. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.